6 dicembre 2013, Dipartimento di Scienze Politiche, convegno organizzato dall'Associazione New Politique, Partiti, Gruppi e Democrazia, Quo Vadis Europa. Al nostro microfono i protagonisti e le interviste. Quale Europa? L'Europa dei popoli o l'Europa monetaria e delle banche? Ma io sono né un euroscettico né un fautore dell'Europa, sono un eurorealista. Questa Europa dei 28, che non è a misura d'uomo, che non è a misura delle comunità europee, è un'Europa che però serve ai cittadini europei. Non possiamo fare a meno dell'Europa. Dobbiamo batterci, ma tutti, i cittadini, la politica, i politici rappresentativi e non autoreferenti, per un'Europa diversa. Per un'Europa che serve alle comunità, che non sia l'Europa dei banchieri, non sia l'Europa delle lobby, non sia l'Europa della massoneria. E abbiamo una scadenza importante, il 25 maggio si vota per rinnovare il Parlamento europeo con una grande novità. I cittadini potranno scegliersi il proprio Presidente della Commissione, Presidente del Consiglio europeo. E quindi dobbiamo avvicinare i cittadini all'Europa. Questa è una scadenza di stamane per me molto importante. I giovani, che sono il futuro dell'Europa, ma il futuro di questo pianeta, devono battersi insieme a qualche anziano come me per cambiare l'Europa e per far sì che finalmente ci sia un'Europa al servizio dei popoli e non al servizio delle banche. Quale ruolo dei partiti politici nella costruzione dell'edificio europeo? Possiamo dire un ruolo fondamentale, così come in tutti i processi di costruzione della democrazia non si prescinde dai partiti politici. Noi possiamo anche dire una cosa, che ciò ci presenta un paradosso, perché in realtà i partiti, anche come l'Europa e la democrazia europea, sono in netta crisi. E però probabilmente da qui bisogna ricominciare, sciogliendo il nodo delle appartenenze. Abbiamo appena ascoltato Rivellini, che ci ha illustrato quale legame lui mantiene con la comunità meridionale. Probabilmente questo è un legame che bisogna conservare, ma cercando anche di sperimentare delle appartenenze partitiche e territoriali più ampie. Tecnicismo e populismo, due minacce che avanzano inesorabili. Quali argine per frenarle? Ecco, è proprio questo il punto. Questi sono due spettri europei. Il tecnicismo, che ci dice l'Europa sono le regole imposte ai cittadini, ma abbiamo visto anche ai governi, a cominciare dal processo di formazione degli esecutivi. Oppure il populismo. Ecco, noi abbiamo la rinascita delle destre europee, la minaccia dei partiti e delle posizioni populiste, come molto spesso il presidente Napolitano ha sottolineato. Questo è uno spettro che si aggira per l'Europa. Ma il tema di questo convegno, ovvero i partiti, la loro rilevanza, la rinascita dei partiti, è proprio il punto che cerca di controbilanciare queste due tendenze. Dove c'è partito c'è partecipazione popolare, dove c'è partito c'è uno strumento per vincere insieme e i tecnicismi e i populismi. Dall'aula Spinelli del Dipartimento di Scienze Politiche con Massimo Iaquinangelo, presidente di New Politique. Ridisegnare e ripensare l'Europa partendo dai giovani. Il ruolo dei giovani è fondamentale per il futuro dell'Europa. Non a caso il titolo di questo convegno è Quo Vadis Europa. Vuole sensibilizzare una platea di giovani, ventenni, su un tema che li riguarda personalmente. Infatti con la cattedra di scienza politica del professor Fortunato Musilla noi abbiamo pensato questo titolo, invitando anche degli esponenti come l'onorevole Enzo Rivellini, che nel suo intervento è riuscito a delucidare in maniera impeccabile qual è la funzione del Parlamento europeo, quelli che possono essere dei nuovi contributi per un'Europa dei popoli e non solo un'Europa che vede un'unione monetaria e finanziaria, tralasciando quelle che sono le fondamenta di tutte le società che si costituiscono. E quindi c'è bisogno di un'Europa politica che faccia delle iniziative rivolte a risolvere i problemi degli individui che stanno all'interno della
della società. Infatti noi siamo profondi assertori della tesi che gli individui si costituiscono in società non solo per motivi economici e finanziari, ma anche per quelli sociali e quindi politici. Quindi i giovani devono essere in grado di poter scegliere i propri rappresentanti e, perché no, candidarsi proprio loro a rappresentare questa istituzione, avendo un ruolo politico ma anche dirigenziale oppure di funzionario all'interno di queste istituzioni europee. Quali le iniziative che l'associazione New Politic pensa di mettere in campo? Diciamo che le iniziative che New Politic metterà in campo sono un proseguo di quelle già effettuate. Non a caso noi abbiamo messo in campo delle iniziative per ridurre la disaffezione dei giovani nei confronti delle istituzioni. Non a caso le visite istituzionali sia alla Camera che al Senato e anche per ultimo una visita al Parlamento europeo di Bruxelles hanno motivato i giovani ad interessarsi di più a queste tematiche. Noi per il futuro, oltre a continuare con questi convegni e seminari sulla centralità dell'Europa, che ormai per noi giovani e meno giovani è fondamentale in tutti i campi, sia quello culturale che quello economico, che speriamo in futuro anche quello politico.